Amici blucerchiati, bentornati all'appuntamento con le pagelle. Vittoria della Samp 2-1 contro la Fiorentina. Lo dico subito, grande sincerità, ma penso siamo un po' tutti d'accordo. Vittoria immeritata. Il pareggio la Fiorentina l'avrebbe portato a casa con merito dopo una prestazione in cui è stata spesso più pericolosa di noi, che però siamo stati bravi e anche fortunati, bravi a realizzare quando c'era da realizzare e fortunati nel contenere le offensive viola. Pagelle, iniziamo da Emi Laudero, 6 e mezzo per il nostro portierone che non riesce stavolta nel miracolo sul gol di Vlaovic. C'era riuscito in una cosa simile contro il Pezzella dell'Udinese nella partita vinta sempre 2-1 a Marassi ormai un mese fa. Però è bravo a prendere la punizione di Pulgar in quella circostanza, è bravo e fortunato sull'occasione in cui Pezzella, che però è in fuorigioco, ci grazia sul risultato di 1-1. Poi nelle uscite, nel resto del lavoro non ha grosse cose da fare, quindi secondo me è una sufficienza ampia per il portiere della Sampdoria. Partita di sofferenza per la difesa, iniziamo da Bartosz Berezinski, fascia di capitano per il polacco, che alla fine riesce a rimanere a galla nonostante la Fiorentina attacchi sia a sinistra sia a destra, quindi anche spesso dalla sua parte. 6 per il polacco, che vede girare Castrovilli da quelle parti, scende tante volte Biraghi. Oggi anche apprezzabile in fase offensiva, Berezinski con un paio di discese non male. Regge bene la coppia centrale formata dal rientrante, da titolare, il samurai Maya Yoshida, 6 e mezzo per il giapponese, che nel primo tempo balla un pochino, perché la Sampdoria fa fatica a leggere inserimenti, soprattutto delle mezzali, ma non è tanto colpa sua, e quindi alla fine, anche grazie alla sua prestazione, che riusciamo a limitare la squadra di Prandelli. È merito soprattutto di Omar Colley, secondo me, che quando vede arrivare tanti palloni alti, si esalta, li respinge praticamente tutti di testa, vince i duelli aerei con Kwame, con Vlahovic, con tutti quelli che vanno a sfidarlo in questo fondamentale. Regge difensivamente anche Tommaso Augello, sufficienza anche per il terzino classe 94 che pareggia sostanzialmente il duello con Venuti che attacca per la viola da quella parte, perde qualche pallone in uscita, ma non è tanto colpa sua, secondo me, quanto dell'assenza di idee della Sampdoria nell'impostare l'azione offensivamente quando la squadra si schiera come oggi con il 4-4-1-1. Tante volte Augello guarda davanti a sé e ha solo l'opzione della palla lunga per Keita, che però ha un cliente come Milenkovic che lo bracca, gli sta addosso, e Keita pure bravissimo in questo fondamentale, fa fatica a trasformare in palloni giocabili quei lanci di Augello. Passiamo al centrocampo, è partito Damsgaard largo a destra, poi si è scambiato la posizione con Yankto, un passettino indietro per Damsgaard, però anche qui ci sono responsabilità dell'interpretazione da parte di tutta la squadra di questa partita. 5 e mezzo secondo me per il danese, che fa una bella sgasata nel primo tempo con lo stesso dribbling che aveva esibito contro l'Inter per l'azione che aveva portato al gol di Keita. Stavolta salta Biraghi mandando il pallone da una parte, andando a prenderlo dall'altra, poi sbaglia però l'assistenza. È ovvio che non possiamo chiedere giocate determinanti a ogni partita per il danese, sul quale insistono sempre di più le voci di mercato, e quindi comunque ce lo stiamo godendo e sarà sicuramente utile nelle prossime partite. E vicino a lui sul centro-destra ha giocato Morten Thorsby, tornato a fare il mediano in un centrocampo a due, partita un po' a due facce. Ci ha messo il solito contributo fondamentale sui palloni alti, un sacco di contrasti aerei, di duelli aerei ingaggiati con i giocatori della Fiorentina. Ha la grave responsabilità del fallo su Castrovilli, era messo male con il corpo, era in ritardo lì Thorsby, nell'azione che poi porta alla punizione di Pulgar e il pareggio della Viola con Vlahovic. Partita difficile e negativa secondo me per Adrien Silva, invece voto 5 per O Maestro. Il portoghese perde il duello con l'altro numero 5 di giornata, e cioè Jack Bonaventura, che gioca tantissimi palloni, e quello che tirerà di più in porta di tutta la partita, tirerà 5 volte Bonaventura. E Silva se lo perde. Tante volte ho rivisto un po' la sua partita contro De Paul, contro l'Udinese. Quindi giornata un po' da dimenticare per il portoghese, giornata negativa anche per Jakub Jankto. 5 per il ceco, che oggi è partito largo a sinistra e ha fatto pochino. Dà sempre questa sensazione di non sapere tanto bene cosa fare quando ha il pallone tra i piedi e deve manovrare, deve palleggiare. Poi l'ha spostato a destra, invertendolo con Damsgaard, Ranieri. Pochi risultati, anche lì. È partito titolare Ramirez, stavolta trequartista dietro una punta, e secondo me questo modulo penalizza anche il giocatore che si piazza sulla tre quarti. 6, secondo me, comunque per l'uruguaio che ci mette la grinta, la voglia, un po' di litigate,
senza munizione, notizia clamorosa, con Pezzella, un tentativo di procurarsi un rigore che non va a buon fine, e soddisfacente comunque, secondo me, il contributo dell'Uruguayo, che però, ripeto, si trova meglio quando deve giocare con due punte che gli stanno davanti, ha più opzioni, più soluzioni, ha fatto fatica a essere incisivo, a trovare la giocata determinante, si è prestato di più a legare il gioco, abbassandosi e dando una linea di passaggio ad Adrien Silva. Chiudiamo i titolari con Keita, 6 e mezzo per l'ex Inter Lazio e Monaco, che sblocca la partita con un bel guizzo sul calcio d'angolo proprio di Ramirez. Dopodiché abbiamo visto che partite ha dovuto, cioè mi viene da rivalutare le prestazioni di Quagliarella, che ha giocato un girone da punta in questo ruolo qua, e noi pensavamo fosse tanto colpa sua. In realtà è un modulo che penalizza anche un giocatore vivo e esplosivo atleticamente e fisicamente come Keita Balde, che ha fatto tanta fatica in mezzo, abbandonato a tre difensori centrali della Fiorentina. È riuscito comunque a creare i presupposti per la pericolosità. Oltre al gol, si è creato un paio di volte i presupposti per andare a far male, ma non è stata una partita facile neanche per lui. Passiamo ai subentrati, partendo da Antonio Candreva, 6 per l'esterno arrivato dall'Inter, che entrato in campo, confeziona in tandem con l'altro subentrato eccellente l'azione che ci permette di vincere la partita, confezionando perfettamente, con grande visione di gioco e lucidità al momento giusto del cross, quello l'aspetto invece su cui viene spesso criticato, l'azione appunto del gol di Fabio Quagliarella, che realizza il gol numero 8 in stagione in 20 presenze, quindi la media è ottima, arriva a 92 con la maglia blu cerchiata, ed è una partita clamorosamente positiva per Quagliarella, per tutti i palloni che ha toccato, e lui stesso, Quagliarella, a cui diamo 7, non mi ricordo se l'ho già detto, ma penso di sì, nel dubbio lo ripeto, tocca un sacco di palloni in modo efficace, pulito, facendo ripartire la Samp, e appunto fa lui partire l'azione che poi va a concludere per il gol del 2-1. Questo rischia di essere un po' un boomerang per lui, perché se Ranieri vede che Quagliarella gioca così bene quando subentra rispetto a quando parte da titolare, rischia di essere una soluzione che il mister Romano possa riproporre anche in futuro. È entrato anche Albin Ekdal, che però non ha inciso particolarmente, è entrato per la gestione finale in grande apnea per la Samp. Abbiamo rischiato di subire il pareggio al 90esimo, anzi al 95esimo, col colpo di testa di Milenkovic. Ekdal però non si è distinto né per grossi errori né per giocate particolarmente illuminanti che non ha avuto modo di fare. È entrato Mehdi Leri, a cui non vedevo l'ora di dare un bel voto, una sufficienza, perché era entrato nel momento giusto e nel modo giusto, con la testa giusta per arginare la Fiorentina, che stava spingendo tanto con l'ingresso di Malcuit e Callejon sul lato destro del loro fronte d'attacco, dove Keita era stanco e non arginava più. Leri è entrato bene, ha fatto un paio di chiusure fatte bene, ha recuperato un ottimo pallone per preparare un contropiede 3 contro 1, che però ha sprecato clamorosamente. Non chiudendo la partita, anzi aprendo un contropiede della Fiorentina con tre uomini della Samp completamente tagliati fuori, quindi poteva essere, sarebbe stato lui l'imputato principale in caso di eventuale pareggio della Fiorentina. Così non è stato, per fortuna, speriamo che la cosa non lo segni dal punto di vista psicologico in modo definitivo. Chiudiamo con Mister Ranieri, che azzecca i cambi, ma probabilmente ha sbagliato la formazione dall'inizio, o se non altro il 4-4-1-1 iniziale non ci ha convinto. E ripeto, forse ho visto una delle peggiori esibizioni a livello estetico e di proposta offensiva di gioco della Samp di quest'anno in assoluto. La buona notizia è che arrivano i 3 punti, siamo a 30, la zona calda è sempre più lontana. Adesso inizia quel famoso trittico di partite molto molto impegnative, con in rapida sequenza Lazio, Atalanta e Derby, che ci diranno che girone di ritorno, che orizzonte ci aspetta. Quindi a Ranieri do 6, perché alla fine il voto non l'avevo detto. Aspetto i vostri commenti qui sotto, seguiteci sempre sui nostri canali Twitch, YouTube e Instagram. Ciao!